Elettroservizi di Mirano, Venezia. Impianti elettrici civili, industriali, automazioni, assistenza tecnica. Terenzoni EC, amministrazioni di immobili. Trasparenza per noi è l'estratto conto del condominio nelle tue mani. Sandonauto è punto di riferimento per il Nord-Est nell'assistenza, manutenzione, riparazione di ogni tipo di veicolo, commerciale e industriale. La passione di un team tecnico che è in grado di soddisfare con risultati e tempi da record le esigenze di chi ogni giorno va su strada e pretende il meglio. Sandonauto è un'officina autorizzata Iveco, Fiat Professional e Carrier e autolavaggio professionale dotato delle migliori tecnologie sul mercato. Per superare ogni sfida in tutta sicurezza, la tua sicurezza. Scegli Sandonauto a Sandona di Piave, Porto Gruaro e Mestre. Buonasera, sono Achille Cucurullo, sono il responsabile di MC, Mediazione Conciliazione Italia, organismo di mediazione civile e commerciale ed ente di formazione. MC ha letto in questi giorni, è giunta nella nostra segreteria, le mail che avete inviato a espertorisponde@televenezia.it. Tra queste leggo Maria Grazia da Chioggia, ha una piccola impresa, e ci chiede, o meglio, ci racconta di una sua esperienza della mediazione e vorrebbe, quindi più che una domanda, lei ci dice come può effettivamente la mediazione aiutare lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Ecco, Maria Grazia, l'istituto della mediazione è uno strumento e come tanti strumenti dipende da chi li usa e come si usano perché possono essere effettivamente efficaci. Quello che sicuramente l'istituto della mediazione ha un vantaggio per le imprese è quello di garantire la fase negoziale. Quella fase che tramite questo strumento, tra i tanti strumenti che sono a disposizione, permette di poter addivenire a un accordo, poter esplorare esigenze diverse in maniera riservata tra le parti, garantite dal mediatore, garantite dai legali, e in questo caso riducendo i tempi, soprattutto per un'azienda che ha bisogno poi rispetto a terzi di dare risposte, vedi fornitori, vedi investitori, che non possono sicuramente attendere i tempi di un giudizio ordinario che per motivi organizzativi non può essere esperito in meno nella sua fase, no? Di nascita e conclusione in 3 mesi. E questo, tra l'altro, appunto, per lo sviluppo socio-economico vede a volte fornitori e investitori, perché no, di alcune aziende che si trovano in un contenzioso aumentare le problematiche. Invece, poter utilizzare la mediazione tra le aziende permette di avere costi certi, ben chiari, ben definiti, da poter mettere a budget, tempi certi, concretamente chiari, perché sono definiti sia dalla legge e sia dalla semplicità delle informalità della procedura, sia nella modalità di espletamento, sia nella organizzazione stessa. E soprattutto il fatto che il legislatore abbia dato la possibilità a
che l'accordo sottoscritto tra le parti dagli avvocati delle parti stesse diventi un titolo esecutivo, permette di sicuro di avere una garanzia maggiore rispetto a un qualsiasi altra negoziazione. E quindi Maria Grazia ci aiuta a poter focalizzare la mediazione come uno strumento, ripeto, non la panacea che risolve qualsiasi problema, ma uno strumento che, se usato bene, con attenzione e con rispetto dei bisogni di ciascuna parte, può essere un volano importante per lo sviluppo socio-economico del territorio e delle aziende. Grazie, grazie per averci seguito. Vi ricordo che l'indirizzo esperto@televenezia.it è a vostra disposizione e scriveteci ponendoci quesiti e domande per affrontare i vostri bisogni, le vostre controversie. Buona serata e grazie.